Ed eccoci di nuovo qui in diretta, sono le 12:40 minuti in questo istante. Bentornati, nuova puntata di Good Morning Milano. Ve lo dovevamo, un piccolo aggiornamento sulla situazione un po' caotica intorno alla città di Milano. Come dicevo al momento, invece, situazione regolare nella città invece di Milano. Li vedete qui di fianco a me, i miei ospiti di oggi. Stiamo parlando di Eva Amos e Luca Cantore d'Amore, che sono ben contento di ritrovare qui con me. Buongiorno. Bentornati, buongiorno, come state? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Tutto a posto? Un po' di neve qua dalla Russia. Un po' di neve, ma credo che insomma Eva Amos questa neve non gli fa niente, giusto? No, è una tipica tipico clima di San Pietroburgo. Quindi. Ecco, quindi insomma, anzi, si sente anche un po' di nostalgia di casa magari. Sì, in questi molto, momenti. Sì, sì. Mi fa piacere, veramente sono riuscita a mettere il cappello di pelliccia, cioè unico giorno quando potrei mettere il cappello. Ecco, Luca Cantore d'Amore invece insomma questa neve non è così abituato a questa neve. Cioè la neve nei miei ricordi, diceva Carlo Verdone. Tutto qua. Allora, perché siete tornati a Good Morning Milano? C'è una bellissima iniziativa che inizierà settimana prossima. Sì. Che siete venuti a raccontarci, giusto Eva? Esattamente, anzi ti correggo, ci sono due mostre che facciamo contemporaneamente, ma la mostra più importante per noi si chiama Da Mars, e vi faccio vedere la locandina. Da Mars, la donna nell'arte. Vediamo la foto, possiamo vederla, ecco, perfetto, okay. Grazie. Ecco, la cosa molto importante è che abbiamo degli ospiti di onore, cioè per esempio la mostra verrà presentata da un critico d'arte, Vittorio Sgarbi, il 7 marzo. E questa mostra noi facciamo già per la seconda volta al Museo d'Arte e Scienza vicino a Castello Sforzesco, esattamente via Sella 4. Non fate confusione con il Museo d'Arte di Scienza e Tecnologia. Esatto. Non è Leonardo da Vinci, la Scienza e Tecnologia, ma è il Museo d'Arte e Scienza al Castello Sforzesco, praticamente di fianco a Castello Sforzesco. C'è. Una via, come si chiama? Via Sella 4. Via Sella 4, proprio di fianco al Castello Sforzesco. Sì. È interessante perché non è solo una mostra, ma sono anche 4 giorni, credo. Più o meno di appuntamenti. Tre giorni esattamente, sì. Allora, il 6 marzo abbiamo la presentazione del libro di Vincenzo Di Feo, sempre sulle tematiche sociali che sono legate con il tema violenza sulle donne, perché noi facciamo questo evento dove la figura femminile sta proprio in mezzo. Mezzo a questo evento, insomma, cioè, la donna verrà presentata come la musa, l'artista, come la vittima, e gli artisti che partecipano alla mostra dedicheranno le loro opere a questo tema, la donna nell'arte. Ecco, non è la prima volta che questo tema fa parte di una mostra organizzata da te, giusto Eva? Sì, diciamo una specie di antipasto, di anteprima, giusto? Esatto, però questa mostra qua noi organizziamo insieme con l'associazione culturale Solidarum, okay, che si occupa più dei problemi sociali, dei sostegni alle vittime, alle donne che stanno in difficoltà, immigrate dalla Russia, cioè principalmente in Italia, quindi per quello la mostra ha un accento un po' sociale. Ok. Luca, la donna nell'arte è il sottotitolo appunto di questa mostra. Di donne artiste ce ne sono tante, però la rappresentazione della donna nell'arte è credo da sempre, giusto? Ci sono sterminate bibliografie di donne nell'arte, ma è tutto molto interessante, ma in realtà la cosa più interessante è vedere la palingenesi del ruolo della donna nell'arte nel corso dei secoli, nel senso che la donna è stata fonte di ispirazione e musa, come diceva Eva prima, oggi diventa artefice dell'arte stessa. Cioè prima tutto quello che riguarda la cosa dell'arte, che sia la poesia, la letteratura, i dipinti, avevano a che fare per l'80% con l'amore e quindi con un'ispirazione che aveva delle radici che affondavano la propria esistenza nel tema della donna, e se ne ricordano poche nel passato di donne artefici della cosa artistica. Oggi sono più le donne artefici della cosa artistica che quelle che la ispirano, perché c'è stato un riscatto sociale importantissimo e che ha una grandissima nobilitazione da un punto di vista artistico e una grandissima mortificazione da un punto di vista sociale, se noi badiamo a tutto quello che con retorica avviene in politica e in società rispetto alla vicenda delle quote rosa, per cui è più importante oggi essere donna che essere una persona valida in alcuni ambiti, tu vieni scelta per il tuo sesso, che è una cosa che a me sinceramente lascia molto perplesso, perlomeno in ambiti politici. Come sempre, cioè, l'arte forse è andata
oltre la vita. I tempi oltre la vita, sì, e come in tutte le cose della modernità, poi la modernità stessa c'è sfuggita di mano, perché tu come puoi pretendere di stabilire delle quote rosa, e sparlo della politica, ma è una parentesi piccola che apro e chiudo, e scegliere una personalità dopo la sessualità a cui appartiene. Si sceglie la persona, che poi sia maschio, femmina, uomo, donna, gay, omo, etero. Io sono amico di tutti. I miei due migliori amici da bambino erano due trans, e venivo lungamente preso per il culo per questa cosa, ma a me non interessava, perché a me interessava la persona che c'era dietro di loro. Quindi non capisco questa deriva retorica all'accettazione della donna non in quanto persona, ma in quanto donna. Per quanto riguarda invece un ambito artistico, è evidente che la donna sia passata da oggetto dell'arte a colei che la fa. Se ne ricordavano pochissime. Artemisia Gentileschi, per esempio, la prima che mi viene in mente, la più grande eroina della storia artistica, in una rivalsa, in una rivincita, che riscatta la propria condizione di subalterna all'uomo. Ma oggi Marina Abramovic è più icona di qualsiasi altro artista contemporaneo ne possiamo mai immaginare. Come è che c'è stato appunto questo passaggio? Come tutto quello che è accaduto nell'arte con le avanguardie nel Novecento, assolutamente. O poco dopo, diciamo che Tamara de Lempicka, ad esempio, era una grande pittrice che comunque destinava il suo lavoro allo studio, cioè si chiudeva nel suo studiolo e faceva dei dipinti meravigliosi con una violenza d'impatto sulla tela quasi maschile, che voleva dire una provocazione, ma anche un gesto brutale, come a dire: voi, con quel coso che vi trovate dalle gambe, non è che siete meglio di noi, di me o di noi. Quindi c'è una mascolinità nella donna, nell'arte, così come c'è molta femminilità in alcuni degli uomini importanti dell'arte, ma non parlo proprio della sessualità relativa all'ambito erotico, Leonardo da Vinci gay, oppure non so, molti altri. Parlo proprio della leggerezza, della dolcezza, della sinuosità attraverso le quali si esprimevano molti degli artisti che poi hanno fatto la storia, e quella sinuosità era pregna, densa, di una femminilità che non andava trascurata, così come oggi le donne nell'arte, per essere provocatori, per essere conturbanti, impattanti, adoperano una violenza che nel nostro immaginario è molto più tipica di un mondo maschile che non di quello femminile. E su questo verte la mostra. Ecco appunto, che cosa vedremo in questa mostra? Questa mostra. Eva? Ok, allora io vi ho detto solo che il 6 abbiamo la presentazione del libro, però il 7, oltre Sgarbi, abbiamo anche un'interessante lezione dell'arte presentata da Claudio Corrado, che è ex assessore della cultura cittadino di Sassuolo, e parlerà dei volti femminile nell'arte, cioè okay. I volti di violenza. Una vera lezione di storia dell'arte. Esatto, cioè a me viene in mente subito quel quadro di Caravaggio, cioè quello di Giuditta Oloferne. Sì. Ma quello è meraviglioso. Giuditta Oloferne è meraviglioso perché lì ci sono due donne che uccidono un uomo che vale per due, nel senso nel suo gigantismo. Oloferne viene decapitato da Giuditta, ma c'è la vecchia serva in parte accanto a Giuditta, che nell'osservare l'atto della decapitazione gode sadica più di Giuditta che lo decapita, ed è come se lo stesse uccidendo due volte. Vorrebbe essere lei a impugnare quel coltello, quel pugnale, a sgorzarlo, per, come in una rivincita totale di tutti i soprusi di subalternità che la donna ha dovuto patire. Ed è bellissimo. Poi lo ricolleghiamo in un volo di 500 anni con la cinematografia, attraverso un film di Pedro Almodóvar che si chiama Storie pazzesche, in cui c'è una signora che, per quanto mi riguarda, è non dichiaratamente ma palesemente ispirata a questa vecchia serva, che gode nel vedersi uccidere dinanzi a lei un uomo più della stessa che lo uccide. Cioè ci sono due donne che nella loro costipazione corporea, perché sono piccole rispetto al gigantismo di Oloferne, uccidono un uomo che vale per due, e quindi godono entrambe, sadiche e divertite da questa cosa. E la cosa meravigliosa è che Giuditta, nel mentre lo sgozza, quasi si scosta dal collo di Oloferne, come a non volersi sporcare il vestito del sangue di Oloferne, come a dire: tu che stai morendo, con tutta la tua morte, tutto il tuo sporco sangue, vali comunque meno di una macchia del tuo sangue sul mio immacolato vestito. Cioè, proprio per dirla, non so, napoletano, ma fai schifo, non lo so, ti decapiterei due volte se potessi. È un capolavoro, insomma, sì. Poi cos'altro abbiamo, Evano? Omicidi non ce ne sono? No, omicidi basta. Omicidi non abbiamo, giusto? Allora, nella serata di 9 marzo abbiamo un evento abbastanza interessante e importante per noi, perché la serata sarà dedicata alle donne del successo di integrazione in Italia.
quindi quelle che hanno, cioè le donne russe di diverse nazionalità, specialmente russe, che hanno fatto successo in Italia. Quindi è una cosa veramente interessante, cioè praticamente c'è una sorta di elezione, non lo so. Siete dei primi? Certo, assolutamente. Okay. Ma tra l'altro anche i pittori, che non abbiamo detto niente degli artisti. Oltre a questi eventi, appunto. Sì, sì, no, adesso arriviamo. Perché, Che cosa vedremo appunto come dal punto di vista invece delle opere? Allora, sì, visto che la mostra è collettiva e abbiamo quindi 46 artisti. Pochi. Però, questa volta veramente pochi. Un paio. Internazionali che provengono da diversi paesi. Cioè, per esempio, abbiamo un artista che è venuta apposta per questa mostra da Brasile. Ah, cioè, ha fatto un po' di strada. Il amico Svertut c'è? No, purtroppo no. Abita troppo vicino. Cioè... mi dispiace, un abitué delle nostre mostre. No, abbiamo altri nomi abbastanza interessanti. Per esempio un pittore pugliese che si è trasferito a Glasgow, che partecipa a questa mostra, che abbiamo cercato, pescato da Instagram, cioè abbiamo visto i quadri di Michele Del Campo, tu ricordi? Abbiamo visto i quadri, cioè siamo innamorati. Raccontaci un po' che tipo di opere vedremo, senza entrare nei dettagli di questo 46, che immagino sia abbastanza impossibile, anzi almeno così abbiamo, ci viene la voglia. Sì, no, ma se volete io vi faccio la lista. Cioè. Ma anche no. Non elenco. No, che cosa vedremo? Vabbè, facciamo una sorpresa. Che tipo? Allora, le opere, come avevo già detto, saranno circondate sulla figura femminile, quindi ci saranno le opere dedicate alla donna vittima, alla donna musa, l'artista. Cioè ci sono varie declinazioni dello stesso tema. Esatto, esatto, che è più interessante secondo me. Sì, per non diventare non solo monotoni, ma anche monotoni. Certo, per cui ci sono le opere molto provocatorie, per esempio quella scultura di Francesco De Molfetta. Mm-hmm. Quindi non solo quadri, ma anche sculture. No, anche le sculture, cioè per esempio la... Cosa ha portato Molfetta? Le Tre Venere? No, ha portato Madonna e Meg... Mamma Donald's. Sì, un'opera molto interessante, cioè vi consiglio di venire a vedere... Tutte altre opere, perché per esempio c'è un'opera molto provocatoria anche di un artista, Teresa Colamonaco, non vi dico niente, dovete venire. Ho capito quale sia, è abbastanza provocatoria. Sì, molto, molto forte, molto forte. Molto bravo, ha capito precisamente quello che accade nella nostra contemporaneità, cioè la provocazione come condicio sine qua non... per essere apprezzate. Lui... La Tre Molfette è un'arte, come spesso lui definisce, un'arte anche ludica, no? Perché spende proprio dei giocattoli a volte e li fa diventare invece protagonisti della nostra, nostra realtà. Sì. In questo caso prende una Madonna e la fa diventare simbolo di McDonald's. Esatto. Ma anche le Tre Venere con Pepsi, Fanta e Sprite. Spanta. Lui fece famosa la Venere Vuitton. La Venere Vuitton. La Madonna Louis Vuitton. Louis Vuitton. Lui fa un misto tra... Per non parlare con i Super Silvio, che forse sono le sue più famose. Ma anche quel Batman obeso e corpulento, e anche nel nome c'è qualcosa di molto intrigante. Quindi ecco, è anche aperto, Eva, se non sbaglio, è una delle prime volte che apre così tanto all'arte contemporanea, però intesa non come quadri. Sto pensando alle tue vecchie mostre, una così forte connotazione di arte contemporanea non si era mai vista forse. Sì, cosa? Nelle forme sicuramente, nel senso che abbiamo ovviamente i pittori che lei tratta sono tutti viventi. Sì. Però è vero, molti sono accademici, nel senso hanno uno sguardo che guardano, che molto spesso hanno guardato al passato. Oggi invece è di grande attualità, ma vuoi anche per la ribalta delle notizie odierne e contemporanee, cioè si parla continuamente non solo di fake news fortunatamente, ma di anche violenza sulle donne, come ho detto prima in politica le quote rosa, cioè sono temi scottanti e contemporanei, e quindi sì, nonostante tutti gli artisti che lei abbia mai trattato siano tutti comunque viventi, è chiaro ed evidente che forse questa è la più attuale, nel senso di contemporanea, la più mirata delle mostre che ha mai presentato. Tra l'altro è l'8 marzo la Veste della Donna. Sì. Ah, vedi? Quindi lei è tra l'altro. Lei è la vigilia. Qualcosa organizzato per l'8 marzo? Avete organizzato qualcosa pure? Sì, ma abbiamo la serata abbastanza tranquilla, nel senso che sarà qualche conferenza dedicata alle donne. Ah, okay, certo. Ma sarà anche il compleanno di Anastasia, cioè l'altra organizzatrice della mostra. Ah. Quindi. Quindi abbiamo grande festa, non solo, ma come dire, facciamo un salto dalla nobiltà alla miseria delle cose, non che sia. In effetti mi sono forse festeggiare un compleanno, secondo me non c'è niente di più triste. Sì, ma...
compiere gli anni è tristissimo. Però sempre quella sera Antonio Landi potrebbe offrire a chiunque un ingresso al Cavalli, quindi vabbè, per festeggiare dopo. Vabbè, ma questo è più Potrebbe avanti, cioè questo viene dopo l'after party. L'after sì. party, cioè insomma. Vabbè, non ho detto che il 7 abbiamo anche la premiazione di 10 vincitori artisti che hanno partecipato alla mostra. Ah, I ok. nomi purtroppo non possiamo Vabbè, dire. appunto, Sì. si E scoprivo tra il 7. l'altro, le targhe che diamo agli artisti sono fatti dal nostro sponsor. Che hanno una Milan Store, cioè il souvenir Milan Store vicino a San Babilo, sapete, conoscete Ah, tutto quel negozio lì. sì, famoso, Quindi, beato. sì, quindi Sponsor della loro. manifestazione vi ha premiato Sì, con, vi sì, ha sì, sì. omaggiato le taghe che Esatto, prenderete sì. questi 10 artisti, su, appunto, diciamo, 46 artisti 46. provenienti Sì. praticamente Esatto, da sì. tutto il mondo. Sì. Quadri, mi dicevi, sculture, giusto? Fotografie. Fotografia Fotografie, sì. anche, ok. Quindi tra le pitture abbiamo anche, cioè, oltre olio, acrilico, anche le acquarelli, che per esempio provengono da India anche. Sì, abbiamo un po' di tutto. È Cioè. evidente che ha delle collaboratrici eccezionali, perché Sì, come è andata a le ho anche scovare conosciute, sono davvero 46 fantastiche. artisti. Sono davvero Sì, fantastiche, sì. erano una squadra davvero pazzesca, Sì, quella sono di veramente molto, Emma molto con contenta. Marta, Sì. Martina, Angela, davvero un Voglio lavoro ringraziare le pazzesco. ragazze che ci hanno sostenuto in questo progetto, che sono Martina Travacere, Angela Bari, Marta Ripamonti. Sono davvero molto molto contenta di avere nel nostro team Tu queste comunque hai già ragazze. visto, diciamo, un po' l'anteprima, magari quelle opere, alcune opere, no? Quello che mi Certo. interessava era capire questo. Il tema è un tema universale, ma che sicuramente sarà visto in maniera diversa, anche semplicemente nello stesso continente, Questa è immagino. un'ottima domanda. Questa Chissà a livello internazionale, intercontinentale. è un'ottima domanda. E allora, innanzitutto, sì, io già le ho viste, non tutte, alcune, più della metà, perché ho curato parte del catalogo. Perché in questi giorni sto scrivendo in maniera accanita il mio libro. Questo non è un libro che vi do. E sto riflettendo molto sul titolo. E tra l'altro, oggi pomeriggio c'è anche la mia rubrica che mi hanno suggerito su Insta, di cui mi hanno suggerito su Instagram il titolo, che si chiama Canta mio Luca alla radio. Cioè, più di questo, capito? Beh, meraviglioso. Comunque, sì, ho curato parte del Dove oggi di catalogo. cantare che cosa? No, sai che ancora non mi hanno detto il tema. Il Ah, beh. primo era il sogno, l'ambizione, abbiamo fatto, e poi ritornare sui propri passi. Oggi non mi hanno ancora telefonato, non mi hanno detto il tema. Vabbè, comunque, detto questo, sì, io ho curato il catalogo e alcune opere sono oggettivamente molto belle e interessanti. È un'ottima domanda la tua, perché oggettivamente chi viene da paesi medio orientali indiscutibilmente potrà avere una visione del tema, anche se è così assoluto, universale e trasversale, diversa da quello che potrà avere una qualsiasi persona, una qualsiasi artista che provenga da un paese un attimino più liberale. Cioè, una donna di Teheran, un artista di Teheran, è inevitabile che si approcci al tema con un'inclinazione assai diversa e assai più costipata, appunto, rispetto a un italiano, un Sentivo di americano. indiani, sentivo, Vedi, no? Sì, quello sarebbe ma molto interessante. insomma, Sì. sentivo la certo, posizione c'è lo delle scambio delle donne. culture Questo sarebbe diverse, molto c'è cioè lo scambio interessante, un interscambio, un intreccio del campo assoluto, sì. dell'arte. Cosa ti ha colpito in realtà di queste diversità nelle opere che hai Ma ricevuto? dici delle opere Sì, preferite? no, insomma, quanta diversità c'è nelle opere Totale. Molta, tantissima, cioè da astratto a un realismo pazzesco, cioè Totale, sì. c'è una cosa Sì, incredibile. anche perché poi la donna è vista sia come oggetto che come concetto, oggetto nel senso buono del termine, cioè nel Sì. senso figurativo, Fisico. Sì. fisico, corporeo del termine. E quindi sarebbe interessante, pensavo, anche dopo la presentazione, la conferenza di Sgarbi, sarebbe molto interessante. Questa è un'idea che mi stai dando, non so quanto consapevolmente o meno, ma sarebbe interessante avere un interscambio, cioè una piccola piazza conchiusa in cui gli artisti si parlano a vicenda. E ne potrebbero emergere delle opinioni più che interessanti. Sì, Certo. questo sì, potrebbe essere Fantastico, sì. una valida Sì. fine. Vi do lo spunto per iniziare Sì, questa piazza. partiamo da Irene Pivetti. No, basta partire Ok. da Google e scrivere la parola
woman su Google nelle varie declinazioni dei Google nazionali. Okay, e già lì vedrete la differenza di quello che riceverete dal vari Google, appunto Google Francia, Google Italia, Google India, Ho capito cosa vuoi dire. Pakistan, se esiste, non so se esiste il Google Pakistan, sinceramente. Cioè se scrivendolo in italiano semplicemente la parola woman sui vari Google nazionali, vedete la differenza di inclinazione, di risposte, di che cosa i paesi vedono e vivono di quella situazione. È un spunto così che vi regalo questa volta consapevolmente, dai. Vabbè, dimmi Eva. Comunque io volevo dirvi che c'è ancora un'altra mostra contemporaneamente, ecco. Non bastavano 46 artisti lì, giusto, non farci mancare niente. Erano finite le pareti di attaccare i quadri. Allora abbiamo questo, siete andati dove? Andiamo nella banca Cernusco sul Naviglio, Credicop. Sì, secondo me non sarà una piazza poco significante, cioè noi siamo gli unici al mondo che i quadri li portano nelle banche, senza, non li levano nei capo, capito? Abbiamo invertito il processo. Sì. Allora, abbiamo la mostra collettiva di artisti emergenti, anche provenienti da diversi paesi, sempre con lo stesso argomento, però la mostra si chiama Rosso contro la violenza sulle donne. Okay. E abbiamo circa 10 artisti contemporanei. E una cosa interessante è che questa volta abbiamo proprio l'età super diversa. Non mi ricordo che età ha un artista più grande, più anziano, sì, tra virgolette, penso che circa 55 anni magari. E ieri ho ricevuto una segnalazione che c'è un artista giovanissimo che vuole partecipare a quella mostra. Mi ha presentato le sue opere. E sai che mi sono piaciute e ho preso un'opera per esporre alla banca. E l'artista giovanissimo, giovanissimo, dicevi quanti anni ha? 11 anni. Sì, ha fatto acrilico su tela. E lei, tra l'altro, super internazionale, se non mi sbaglio, è messicana. Bambina, possiamo dirlo? 11 anni, ma diversamente adulta. In questo caso, che ha 11 anni, messicana, vive qui o? Sì, vive qua è perché suo ha papà, saputo della tua... e suo papà ha deciso di promuovere in qualche modo la sua figlia. E secondo me ha Tutte le madri che promuovono figlie per altri motivi. Insomma, questo mi sembra un grandissimo motivo per promuovere la propria figlia. In quel caso si può dire come oggetto. Infatti, il motivo a cui tu alludevi. Invece in questo caso mi sembra davvero lodevole un padre che anzi... C'è una spontaneità nelle esecuzioni sia pittoriche che musicali nei bambini una volta acquisita la tecnica che commuove. È il tipico caso per il quale prima di stravolgerle le regole devi conoscerle. Allora, nel momento in cui tu sei bambino e acquisisci tutta una serie di nozioni, noi da bambini nei primi anni della nostra esistenza acquisiamo il 60% della conoscenza che poi ci porteremo in tutta una vita, nei soli primi anni, primo fra tutti il linguaggio, il riconoscimento degli oggetti. Allora, se tu inizi, educhi un bambino all'utilizzo della parola, della pittura, della musica e fa in modo che quelle regole con lui si costituiscano e crescano, a un certo punto arriva ad un'età avanzata, ma che in realtà non è così tanto avanzata come potrebbe essere quella dell'adolescenza, in cui le regole sono a tal punto sue che è autorizzato a stravolgerle perché sa precisamente come fare. Ed è il tipico caso in cui le regole, prima di stravolgerle, devi conoscerle, padroneggiarle, devono essere tue. Tu devi essere le tue regole e le tue regole devono essere tue. Sì. Allora, non abbiamo detto le date. Dove? Non è precisamente dove è questa mostra e le date? Allora, la banca si chiama Credicop Cernusco sul Naviglio, l'unica banca che c'è in Cernusco sul Naviglio, secondo me. Comunque, Piazza Unità Italia 1. E la mostra inizia il 5 e finisce il 18, ma in questo caso noi facciamo la serata il 18, quindi proprio la finissage facciamo della mostra, 18 marzo. Dopo mando gli inviti a tutti che vogliono venire. Allora, ricordiamo bene, quindi allora, a Cernusco sul Naviglio dal 5 al 18. Al 18 con serata finale. Sì, finissage. Il 18 con vernissage il 18 con serata finale, appunto, e grande serata. Invece al Museo d'Arte e Scienza
A partire dal 6, con grande serata di vernissaggi il 7, la mostra ad Hamas, giusto? Esatto, e finisce il 10. Il 10 sarà una giornata libera, entro pomeriggio si può passare a vedere con tranquillità le opere. Ricordiamo sempre, sono appunto mostre a ingresso gratuito. Esattamente, quindi, insomma, però è una cosa importante, bisogna registrarsi sul sito www.damars.info. Okay. Perché ci sarà la lista all'ingresso. Ah, ok, penso sono troppa gente che. Certo, certo. Poi la quantità è limitata per i posti che possono entrare, però sì. Basta registrarsi, è gratuito. Esattamente. Poi volevo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato la. Ringrazio tutti quelli che devi ringraziare. Sì, per averci la. Aiutato. Per il sostegno. Agevolato il compito. Sì, che ci hanno creduto del nostro progetto con Anastasia Lavriqua dell'associazione culturale. Sono 25 sponsor. Vabbè, potremmo citarli anche durante la conferenza. Esattamente, ma noi facciamo la ringraziamento sul palcoscenico. Poi. Sì, perché è inelegante adesso. Uno ogni due artisti ne hai fatto degli sponsor. Sì. Comunque, volevo dire che abbiamo gli sponsor di vino, di formaggi. Poi di Camera di Commercio Italia-Russia, anche cioè questo è patrocinio importanti ed interessanti in questo caso, cioè, dal culturale al culinario, possiamo. Infatti, come al solito, quindi qui potete anche assaggiare qualcosina nella assolutamente sera del sì. 7, assolutamente sì, anche il 9, ok. Allora, io davvero ti ringrazio tantissimo, grazie anche a te Luca di essere stato qui con noi oggi, molto molto interessante. Grazie. Queste nuove proposte che ci grazie. Avete portato oggi qui a Good Morning Milano, ricordiamolo, da Mars, dal 6 al di 10. Marzo al 10, allo Museo d'Arte e Scienza, praticamente di fianco a Castello Sforzesco. Comunque c'è un sito internet, mi dicevi? www.damars.info. Noi con Anastasia Lavrico vi aspettiamo all'evento, però bisogna registrarsi. Registratevi, il link al sito lo trovate anche nei commenti a questa diretta. Io davvero vi ringrazio tantissimo, ci grazie vediamo a questo punto il 7 per la serata di inaugurazione. Sì. Grazie mille davvero e a presto allora. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione della sera di Milano All News. Good Morning Milano ritorna martedì perché lunedì ovviamente maratona elettorale, saremo in diretta credo dall'1:30 a 2 in poi per vedere gli scrutini delle elezioni regionali e sapere chi sarà il nostro prossimo presidente della regione e chi saranno i nostri prossimi consiglieri regionali. Grazie mille a tutti, buon weekend e arrivederci.